stesso quanto l'Unione Europea. Ultimo punto, la globalizzazione è l'americanizzazione del mondo. Il globalismo è un americanismo. Dopo l'89, sintetizzo, cioè quando finì la terza guerra mondiale, che fu la guerra fredda, dopo l'89 la potenza vincitrice della terza guerra mondiale, i d'est, la monarchia del dollaro neoleviatanica e talassocratica, leggi gli Stati Uniti d'America, dichiararono guerra a ogni stato nazionale che non si fosse piegato al suo dominio. Perché appunto ogni stato nazionale deve piegare rispetto alla mondializzazione a stelle e strisce, e gli Stati Uniti d'America sono, se vogliamo dire così, il braccio armato della mondializzazione capitalistica. Hanno l'obiettivo di riconvertire al mondialismo gli stati canaglia, cioè quelli refrattari a mondializzarsi, a cedere rispetto al ritmo della mondializzazione. Il dispositivo è sempre lo stesso, ogni guerra lo si può leggere fino a quella del Venezuela, prossima immanente, con lo stesso dispositivo. C'è il dittatore barbuto e cattivo, possibilmente accostato al nuovo Hitler, sia esso Saddam Hussein, Gheddafi, anche Maduro al baffetto, quindi non mi stupirei se venisse accostato. Sull'Espresso il panorama, non ricordo, nel 99 uscì la foto di Milosevic, definito Hitlerosevic, col baffetto, no? C'è il dittatore neo-hitleriano, c'è un popolo unificato mediaticamente, quasi come se non esistesse mai un sostenitore di Milosevic in Serbia, di Fidel Castro a Cuba o di Assad in Siria, solo per oppositori, che però non riesce a liberarsi il popolo, allora c'è bisogno, dulcis in fundo, dell'intervento occidentale, mano militari. Del resto, se c'è un Hitler, deve esserci anche Hiroshima, no? Quindi l'aggressione imperialistica si legittima come guerra di liberazione, e quindi c'è l'aggressione mano militari, e col passaggio occidente dello Stato liberato, quello che è avvenuto in Iraq, poi in Libia, in quello che avverrà prossimamente in Venezuela, no? Vi sarete chiesti perché, ora facendo finta di non aver chiare come sono le cose in Venezuela, ma vi sarete chiesti almeno una volta perché sui telegiornali parla sempre solo Guaidó e mai una volta Maduro? Perché sui telegiornali parla sempre solo il popolo di Guaidó e mai il popolo di Maduro? Vi sarete chiesto, oltre al fatto, scusatemi se sono preciso, lo dico a beneficio di eventuali sovranisti che fossero qui in sala. Ora, se si è sovranisti, cioè per il principio di sovranità nazionale, Vestfalia 1648, esso implica che negli affari di uno Stato sovrano nazionale non si mette becco, se non è proprio, no? Correggetemi se sbaglio. Ora, quale titolo vogliamo mettere becco negli affari del Venezuela? Perché non ci piace? Beh, può essere una risposta, ma chi decide chi piace a cosa? Anche noi potremmo non piacere legittimamente ad altri, ma hanno il diritto di invaderci e di occuparci. O di imporci, no? Quindi siamo, come diceva Danilo Zolo, studioso fiorentino degno di note in vari studi sul tema, diceva che in realtà chi dice umanità, era il titolo di un suo libro, chi dice umanità in realtà sta dicendo l'interesse imperialistico di aggredire e rovesciare il governo che non piace. Del resto lo sappiamo, dall'89 ad oggi sono stati diffamati come dittatori tutti quelli che non piacevano a Washington essenzialmente, no? Con poi il tragico effetto che quello che è venuto dopo era sempre peggio, perché la Libia poteva non piacere, ma quello che è venuto dopo è stato peggio. Idem per gli altri paesi, l'Iraq e così via. Ecco, quindi in sintesi, la reduzione ad Hitlerum, come la chiamava Leo Strauss, e l'americanizzazione del mondo. Questa è la globalizzazione sul piano geopolitico, il passaggio del mondo intero sotto il dominio a stelle e strisce, con annesso bombardamento di chi non si piega a questa logica. Ecco quindi che la globalizzazione, che si presenta come neutra, giusta, buona per tutti, in realtà forse chiederebbe di essere ripensata quantomeno ed eventualmente vista dal punto di vista del basso. E qui mi fermo però.